Gods of the Wine, questa serata la mia preferita, quella d'estate, siamo in mezzo ai monumenti di Firenze. Mi piace questa notte di mezz'estate andare a scoprire le meraviglie della Toscana che non conoscevo. Quest'anno c'è stata una bellissima edizione del Terra di Pisa, io conosco Davide, ho visto tante bellissime realtà a Pisa e Villa Saletta è stata veramente fulmine a ciel sereno, che non conoscevo, l'ho conosciuto te insieme e mi ha rapito, anche a cominciare da questo rosa, io sai che è un debole per dire rosa. Come nasce il vostro rosa? Allora, il nostro rosato è un concetto un po' diverso dai soliti rosati, noi vinifichiamo tutte le uve dell'azienda nei tempi della giusta maturità per un rosato, le vinifichiamo separatamente, quindi ogni varietà è un vino. Questo è Sangiovese, Merlot, Cabernet, no cos'è? Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, quindi ho riassunto un po' delle uve dell'azienda e a differenza di tanti altri facciamo da pressa, quindi è un po' più, diciamo, un po' più nobile tra virgolette, e vinificato separatamente e assemblato a dicembre dopo la stabilizzazione a freddo. Vino naturale, solforosa molto bassa. Concetto di naturalità, un po' il concetto della nostra azienda. Il concetto di naturalità, ora, se anche vi sembra compresso il modo con cui Davide lo fa, in realtà vi assicuro che nel bicchiere un vino che comunica immediatamente piacevolezza, queste note di melograno, di viola, di rosa, lamponi, e anche in bocca c'ha un accenno di dolcezza e poi rimonta questa sapidità che chiude e fra l'altro c'ha anche un dischetto corpo, non tanto una velocità, poi struttura. Ci si può alla Toscana, non è così provenzali, esangui, cioè mangiare la bistecca d'estate, no? Assolutamente, fine, è un vino trasversale. Ecco, invece la maggior parte della nostra produzione sono due rosse e assaggiamo per esempio un vino adatto all'estate, che chiaramente mezz'ora di frigorifero non vanno serviti a temperatura ambiente d'estate i vini, quindi la chiave di Saletta. Chiave di Saletta, che è un blend di Sangiovese come base del vino, 50% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 10% Merlot. Quindi diciamo è un connubio tra tradizione del Sangiovese e vitigni internazionali. Proprio per esaltare l'acidità del Sangiovese e le note speziate balsamiche degli altri vitigni. Ecco, in effetti questo è un vino che rimane fresco, ma sia al naso e anche come sensazione in bocca è veramente un volume, diciamo, da vecchio Super Tasker anni 90. Sì, è un po' vecchio stile. Però in realtà non è vecchio stile perché poi in bocca la freschezza del Sangiovese, cioè adesso lo stiamo onestamente assaggiando a qualche temperatura un po' superiore a quella dove è un po' più caldo. Però anche in questa temperatura ti assicuro che la città del Sangiovese si sente molto bassa. Quindi questa è una caratteristica a Pisa, cioè il Sangiovese mantiene questa città nonostante i terreni pisani, con un Sangiovese vendemmiato insomma nei giusti tempi, dà sempre queste caratteristiche: freschezza, acidità, note floreali, note di frutta, di fragola, insomma note di frutta di bosco, ciliegia e queste note mentolate sono molto tipiche. Mentolate e rinfrescanti, quindi perfette per l'estate, sì. E vale la pena addentrarsi anche in quelle terre di Pisa che riserva grande sorpresa. Grazie mille. Vi invitiamo. Salute.